Ciao, oggi faccio una recensione su un dispositivo, definiamolo in questa maniera, che può essere utile sia per il campeggio, sia per l'escursione, sia come dotazione dal punto di vista del prepper, del survivalista o meglio sopravviventista. Anche se io in realtà questo lo tengo nella mia automobile. E l'ho preso proprio, questo l'ho preso se non mi ricordo male all'Hobby, in offerta, come sempre, 5-6 euro, quindi pochissimo. E l'ho preso da quei banconi dove ci sono tutti gli oggetti per le macchine, dai vari pulitori per iniettori, olio e filtri scontati. Che ne so, spazzole per i tergicristalli, kit di pronto soccorso da tenere nelle macchine, insomma, in questi li avrete visti mille volte nei centri commerciali. Molti di voi si saranno già accorti che questa è una pala smontabile in tre parti, diciamo, a due punti di giuntura, però prima volevo farvi vedere la custodia, una custodia in cordura che ha anche un'asola per metterla eventualmente alla cintura o al cinturone, è abbastanza larga e quindi ecco anche dal punto di vista dell'escursionista o del campeggiatore, di chi deve montare una tenda, insomma, che comunque può servire ha una sua utilità senza alcun dubbio, una piccola pala. Io questa l'ho presa in modo particolare dopo che aveva fatto la neve, mi ricordo alcuni anni fa, e in pratica ero riuscito a percorrere parecchi chilometri, decine di chilometri, facevo il percorso Macerata-Ancona, che era innevato e non c'era ancora l'obbligo di tenere le catene a bordo, quindi si era risolto con un problema alla fine del percorso, che la neve si era ghiacciata e non si riusciva più a procedere, quindi ho dovuto abbandonare l'auto. Probabilmente se avessi avuto questo prodotto qui sarei riuscito, forse almeno avrei potuto in qualche maniera, visto che c'era solo uno straterello piccolo di ghiaccio, a creare quel piccolo, non serve molto, basta 20 centimetri di terreno libero che la ruota faccia presa per poi poter proseguire, quindi è molto utile quando ci si trova in queste situazioni. E se non nella vettura, vi ho detto, ha altre funzioni. È un prodotto a basso costo, ci sono prodotti migliori che si possono trovare. Secondo me un prodotto ideale sarebbe una paletta anche di queste dimensioni qui, però a pezzo intero, quelle sono quelle, oppure si trovano solo snodabili nella pala. Alcune hanno più di una funzione, specie quelli che nascono come un prodotto di dotazione militare, però costano di più e hanno un ingombro maggiore. Di sicuro una pala portarsela dietro attaccata al cinturone intera, o anche fosse solo con il cucchiaio, diciamo così, reclinabile, non è il massimo della comodità, mentre invece questo passa anche inosservato. Si può tenere, certo un po' di grandezza ce l'ha, però si può tenere anche abbastanza inosservato. Eccola qui, la nostra pala. Ha tre punti. Può ricomporre in maniera molto molto semplice.
Questo è bene tenerlo ben stretto. Vedete, qui c'è una rondella molto grossa su cui preme questo. Probabilmente dentro c'è un dado, in maniera tale che con questo appiglio tondo esterno è più facile da girare anche solo a mano nuda. Si stringe. Viene fuori una paletta che ha anche questa mini sega, non so se si può apprezzare, credo di sì. È abbastanza resistente. Una volta che si questo forse è il punto più fragile. Io non l'ho testata sul campo, ma comunque consiglio sempre di non abusare di determinati prodotti, soprattutto questi che sono a basso costo. Vedete anche qui la punzonatura non è che mi piaccia tantissimo, sarebbe stato meglio se fosse stato un blocco presso fuso, invece ci sono tre punzoni, non so, ad un utilizzo intenso quanto possa resistere. Tuttavia, vi ho detto, se le cose vengono utilizzate per un utilizzo non eccessivo, ma d'emergenza, come appunto per il prodotto in questione, così come per altri, allora una spesa così piccola, perché vi ho detto questa me l'avevo pagata 5-6 euro, può essere giustificabile e accettabile. Se invece l'idea è quella di avere un prodotto che si prevede avrà un utilizzo intenso e magari anche importante, nel senso che da quell'utilizzo ne va della nostra sicurezza personale, che non è semplicemente da tentare di togliere un po' di ghiaccio davanti all'auto per ripartire o scavare una buchetta magari non so, per mettere in sicurezza un fuoco. Se il lavoro è più impegnativo, allora bisogna ricorrere a prodotti più impegnativi e anche più costosi, chiaramente. Possibilmente il mio consiglio è a pezzo intero con una fusione da un unico blocco. Detto questo, io vi ringrazio per la visione e vi saluto, ci sentiamo alla prossima.